Un giullare, un duca birbante e una fanciulla innamorata. La storia di Rigoletto raccontata ai più piccoli in un pomeriggio nel cortile di Palazzo Bonaccorsi. L'incontro curato dalle associazioni CTR e Amici dello Sferisterio, come vedete, è stato molto partecipato, con i bambini molto coinvolti con la tragedia verdiana. Sono loro che effettivamente riescono a guardare senza filtro all'interno di quello che è proprio il significato dell'opera stessa, del racconto, della musica, e quindi ne apprezzano completamente la sua totalità. L'attività degli Amici dello Sferisterio non è solo dedicata all'infanzia, e quella del 2019 è stata una stagione molto intensa e ricca di soddisfazioni. A partire appunto da questi appuntamenti, questo di stasera con Rigoletto è l'ultimo dei tre organizzati, e le visite al backstage, l'organizzazione e la logistica per quanto riguarda l'evento dei 100 Cellos e comunque tutta quell'attività preparatoria nell'arco dell'anno che ci ha tenuti impegnati moltissimo, quindi è stata di grande soddisfazione. Ma il termine della stagione è solo un altro punto di partenza. Infatti il Macerata Opera Festival ha già programmato il futuro per il 2020. Il tema sarà Bianco Coraggio, mentre Il Trovatore, Tosca e Don Giovanni i titoli. Stiamo già organizzando quelle che saranno sia le attività per le scuole, le attività per i nostri soci e soprattutto le attività per la città, perché è vero che siamo un'associazione, ma un'associazione che lavora ed è aperta alla città, per cui non ci sono né limitazioni né filtri né altro, anzi più è partecipata e più partecipati sono i nostri eventi più saremo contenti.